Buonasera, bentrovati. Buonasera. Allora, siete riusciti nell'intento, ci avete strabiliato e oggi è molto complicato e difficile, meravigliato, no? Sì, come grazie. Mai e perché? Beh, un bel complimento. E innanzitutto lo spazio è bellissimo, questa chiesa è unica. E poi questo, grazie a questa tecnica di multiproiezione tridimensionale, abbiamo veramente delle possibilità quasi infinite per creare degli effetti speciali straordinari. Ma dietro c'è conoscenza di architettura e la fusione di più materie, oggi diremmo, il convergere dallo studio di architettura, dallo studio del lighting, le luci intese in senso costruttivo. E quindi chi siete? Innanzitutto siamo degli artisti dell'immagine e poi il nostro lavoro si svolge soprattutto alla ricerca della fusione tra l'immagine e l'architettura. Quindi l'architettura è una parte integrante per questo facevo. Non è la prima volta che venite a Paiano, ricordo che ci siamo incontrati già in occasione delle luminarie per, esatto, un altro video mapping, ma questa parola è un po' particolare. Mapping, questo è il primo che facciamo qua però. Mapping perché viene da mappare, cioè viene mappata l'architettura e quindi, come avete visto, viene tutto l'opera, sì, viene costruita. La lettura sembrava come se fosse uno scanner che utilizzano gli archeologi. In un certo senso è stata scannerizzata la chiesa e poi al computer viene ricostruito lo show direttamente sul modello della chiesa reale. I vostri collaboratori, di chi vi avvalete? Qual è il vostro nome? Come? Abbiamo diversi collaboratori. Il vostro nome intanto? Bruni Alex. Alex, e venite da? Dalle Marche. Noi veniamo da Cagli. È un lavoro d'equipe. Un lavoro d'equipe dove lui è un team. Lavora. Che si occupa, certo, appunto chi di si occupa vari del passaggi, computer, della chi si occupa del modello fino alla realizzazione degli effetti grafici, al montaggio e poi alla messa in onda, diciamo, sul posto. Adesso andiamo a chiedere a Raffaele Lauredano, il priore della situazione, se lo possiamo replicare, perché veramente ci avete strabiliato e meravigliato. Frank, le tue immagini come sono? Te le fai sfogliare alla fotografia? Ti ha strabiliato anche te? In qualità di fotografo? Eccezionale. Abbiamo reso bene l'immagine. Allora non possiamo fare altro che gli auguri e i complimenti e poi soprattutto di non mancare al prossimo appuntamento. Franco, fammi vedere queste immagini che hai tirato fuori. E certo, è un complimento ulteriore per il nostro fotografo. Complimenti. Auguri. A voi, a lei.